Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117 609. Duplice omicidio agghiacciato, piccolo centro nel catanzarese. Nicola e Vito Grattà, gemelli di 45 anni, sono rimasti vittime di un agguato mafioso. I due sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco mentre giocavano a carte in un magazzino. Con loro anche una terza persona rimasta lievemente ferita. Secondo le prime ipotesi rilevate dai carabinieri di Soverato e Catanzaro intervenuti sul luogo, l'agguato rientrerebbe nella faida in corso da alcuni mesi nel territorio del soveratese, a cavallo con le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, e che ha portato a diversi casi di omicidio. 80 falsi braccianti agricoli sono stati denunciati nel Vibonese con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed il falso nei confronti dell'INPS. Il danno erariale ammonta a circa 2 milioni di euro. Tra i denunciati anche il responsabile di un patronato e alcuni consulenti. Gli inquirenti hanno scoperto come molti dei lavoratori erano stati assunti in un'azienda la cui titolare risiede da anni all'estero e che su un metro quadrato di terreno vi lavoravano decine e decine di persone. L'indagine è la prosecuzione di un'altra avviata dai carabinieri e culminata nel febbraio scorso con la denuncia di 332 soggetti. 191 invece sono stati denunciati nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza. Presentato a Palazzo Alemanni il piano antincendi boschivi 2010. Alla conferenza erano presenti il presidente della regione Scopelliti, l'assessore all'agricoltura e forestazione Trematerra ed il sottosegretario alla protezione civile Torchia. Si tratta di un piano triennale approvato lo scorso lunedì dall'esecutivo regionale, con risorse per 3 milioni e mezzo di euro l'anno. Il piano di contrasto agli incendi boschivi vedrà il supporto delle associazioni di volontariato della protezione civile regionale, dei vigili del fuoco, del corpo forestale dello Stato, dei consorsi di bonifica e dell'AFOR, e sarà operativo dalla prossima settimana. Ha effettuato un sopralluogo nei cantieri per la realizzazione del sistema di scale mobili il sindaco di Catanzaro Rosario Olivo. In particolare il primo cittadino in compagnia di uno staff di tecnici ha percorso via Masciari, via Marincola Pistoia fino ad approvare al parcheggio di Bellavista. Presto saranno avviati due progetti che prevedono scale mobili al coperto con un sistema di fotocellule a risparmio energetico. Previsti inoltre i collegamenti con il servizio metropolitano e con la stazione delle Ferrovie della Calabria. La formazione del personale medico e sanitario in ambito informatico è questo il tema seminario di formazione CDL Health, organizzato dall'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico presso i locali della Casa Rossa di Crotone. Ad illustrare l'iniziativa il direttore generale dell'ASP, Domenico Scuteri, insieme a Emma e Leonardo Maria Rocca, responsabili dell'Istituto Universitario di Studi Europei, Gianluca Bruno, assessore provinciale alla formazione professionale, e Imad Miri, responsabile crotonese dell'AICA. Giovani risorse per grandi responsabilità. E questo è il titolo dell'iniziativa organizzata da Formula Sud, associazione guidata dall'assessore comunale ai trasporti e alla Polizia Municipale di Reggio Calabria, Amedeo Canale. L'iniziativa si è svolta all'Auditorium Lucianum Cittadino. L'incontro che di fatto ha lanciato l'associazione ha visto due importanti partecipazioni: il portavoce nazionale del Popolo delle Libertà, Daniele Capezzone, e il governatore della Calabria, Giuseppe Scopelliti, che ha dato via alla kermesse. Si terrà lunedì prossimo, presso il Parco delle Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, la fase conclusiva delle attività Risorsa Giovani Calabria, progetto finanziato dall'UPI realizzato con la provincia per stabilire una comunicazione diretta e interattiva con i giovani del Sud sul tema della sicurezza stradale e sensibilizzandoli alla cultura della guida sicura, del bere sano e del rispetto della vita. Circa 8.000 i giovani che nel corso dell'anno hanno partecipato ad eventi show sulla sicurezza. Si è svolta ieri mattina presso il reparto di ematoncologia pediatrica del presidio ospedaliero dell'Ellis Ciaccio di Catanzaro la manifestazione conclusiva del progetto Cinema in Corsia, promosso dall'associazione 8 e mezzo con il patrocinio dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio e della FP CISL. Un ciclo sperimentale di proiezioni di film d'autore che ha donato emozioni positive a pazienti, familiari e operatori sanitari del reparto. Ieri mattina, presso la sala giunta della provincia, il presidente Vandaferro ha consegnato una targa al pizzaiolo campione d'Italia over 26, Fernando Staglianò. Il pizzaiolo catanzarese ha vinto il concorso disputatosi a Fiumicino dall'11 al 19 maggio, portando in alto il nome della provincia in tutta Italia. Davanti a fotografi e telecamere, Staglianò ha ringraziato tutti i presenti.
Giornata di incontri ieri in provincia per il settore turismo. Il vicepresidente Gianluca Bruno, che ha delega al turismo, ha incontrato prima gli amministratori comunali in mattinata e nel pomeriggio gli operatori del settore per illustrare l'accordo raggiunto con Confindustria Astotravel, che raccoglie ben 900 agenzie di viaggio. L'intento è quello di promuovere il territorio crotonese e le sue risorse naturali con un'apposita campagna promozionale di comunicazione volta anche a qualificare le strutture ricettive.